qualcosa si muove sul fronte sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il progetto previsto per il 2022, ma di cui non si conosce ancora il vero titolo, è recentemente finito sotto i riflettori per la registrazione di 3 brevetti. Sia chiaro, l'esistenza di queste informazioni non significa che saranno necessariamente utilizzate nella versione finale. Gli sviluppatori infatti potrebbero sempre cambiare idea e persino cancellarle. I 3 brevetti si riferiscono ad azioni che abbiamo intravisto nel trailer dello scorso E3, e se Nintendo le ha quindi messe in evidenza, significa che godono di una certa rilevanza. Vediamo allora insieme quali sono e come potrebbe cambiare il gameplay nel sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'inversione temporale è una capacità già piuttosto chiara dal trailer, in cui era possibile vedere Link fermare la caduta di una sfera che iniziava a tornare sui suoi passi colpendo dei nemici durante il cammino a ritroso. In questo caso il brevetto non aggiunge niente di eccezionale a quanto intravisto nel filmato, però ci suggerisce 2 cose. La prima è che un oggetto qualsiasi potrà essere mandato indietro nel tempo, ma solamente per un certo periodo. La seconda, che nel trailer era solo accennata, risiede in un piccolo dettaglio di grande rilevanza. Nel brevetto il potere viene applicato a un barile, non all'intera ambientazione. Il resto del mondo, insomma, continuerà ad andare avanti, mentre l'oggetto incantato tornerà indietro nel tempo. Le possibili conseguenze di questo potere sul game design sono difficilmente immaginabili. Se sarà applicabile a ogni oggetto, potrebbero scaturire meccaniche davvero fantasiose. Oltre alle ripercussioni sul sistema di combattimento, infatti, si potrebbero generare situazioni intriganti anche per quello che riguarda l'approccio agli enigmi. Sarà molto interessante capire come e quando il potere sarà attivabile, ma sin da ora siamo sicuri che sarà lasciata la maggior libertà possibile ai giocatori. Nel seguito di Breath of the Wild, la planata dovrebbe essere una meccanica basilare dell'avventura, una delle chiavi della strutturazione verticale del mondo di gioco. In questo senso, il brevetto suggerisce delle dinamiche interessanti e varie, e vista la cura riposta nei movimenti, è facile intuire la presenza di scontri aerei con i nemici. A quanto pare, Link potrà planare in vari modi, a braccia aperte, con la schiena rivolta verso il suolo e in picchiata. A ciascuna di queste 3 possibilità, tra cui si potrà variare rapidamente, corrisponde una particolare posizione di tiro con l'arco. Utilizzando bene queste azioni, potrebbero quindi venirsi a creare combattimenti unici e immaginiamo che alcuni nemici saranno disegnati appositamente per sfruttarle. Per quanto tali meccaniche siano stimolanti, però, nutriamo dei seri dubbi sul fatto che si possano integrare facilmente senza complicare il sistema di controllo. L'attraversamento delle superfici è di fatto una via di mezzo tra le 2 abilità appena descritte. Dalla planata riprende la connessione col gameplay verticale, dall'alterazione temporale le possibili conseguenze creative sull'esplorazione. È una mossa che si era già fatta ampiamente notare nel trailer dello scorso E3, nel momento in cui Link si proietta verso l'alto, penetra in una roccia e riappare in superficie come uscito da una botola. Immaginiamo che l'utilità principale di questa azione sarà quella di risalire le isole volanti con rapidità, perforandole dal basso per poi riapparire in alto. Come l'inversione temporale, potrebbe rivelarsi una capacità utile anche in ottica di puzzle solving. Basti pensare a quanti percorsi alternativi potrebbero celarsi sul soffitto di un dungeon. Anche in questo caso, la novità più interessante che ci suggerisce il brevetto è la libertà di espressione. L'azione non sembra vincolata a un momento specifico, ma potrà essere utilizzata a piacimento. È per questo che sono stati introdotti dei limiti, con Link che potrà attraversare una piattaforma solamente rispettando certi criteri. Il corpo dovrà essere perfettamente sotto di essa, non vicino a uno spigolo, e sarà inoltre fondamentale che la superficie da perforare sia parallela al terreno. Insomma, le novità introdotte dai brevetti appaiono sin da ora come davvero stuzzicanti, principalmente perché non sembrano circoscritte a una singola esecuzione o risoluzione di un enigma, ma fedeli alla filosofia di Breath of the Wild, fatta di totale libertà creativa. Daranno vita a situazioni più fantasiose, anche se potrebbero rivelarsi più ostiche da comprendere e utilizzare. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti qui sotto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale planando sulla campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.